Ok, bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo gameplay. Questa volta iniziamo il gioco di Watch Dogs. Watch Dogs, che nome strano, certo, Watch Dogs. No, un po' strano, ma il gioco è bello. Guarda cani, che cazzo di nome comunque. Cominciamo con questi caricamenti, oh. Mi perseguitano. Ricordiamo che Watch Dogs è anche online. Se volete qualche gameplay basta dirlo. Quindi iniziamo subito con nuova partita. Caricamento. Solo su PS4 include 60 minuti di gameplay esclusivo. Solo su PS4. Spero che qui la risoluzione su PS4 sia migliore. Perché tipo sugli altri dispositivi PS3, Xbox 360 mi ha un po' deluso. Quindi spero che questa risoluzione sulla PS4 rende un po' più reale il tutto. Zitti. No, di scema. Sono nell'atrio del Merlot. Bene, Aiden, ci siamo. Sto entrando. Ehi. Ma guarda, un cloud di dati pieno di segreti e bugie. Devo solo allungare la mano, prenderlo. È del mio. È nostro. Concentrati. Un bel sistema di sicurezza. Quanto abbiamo? 100.000 in 30 secondi. Dio benedica i ricchi e i famosi. Siamo i prestigiatori di oggi. Facciamo sparire nel nulla i conti bancari. Ma ti pare il caso? Ma guarda, qualcun altro vuole entrare. Diamo un'occhiata. Niente da fare, segui il piano, Damian. Prosciuga i conti e filiamocela. Vivi l'avventura. Abbi fede nel tuo mentore. È scattato l'allarme. Vediamo perché. Ci sono quasi. Io chiudo tutto. Non toccare niente. Dobbiamo chiudere. Non abbiamo finito. Aiutami. Daniel, è finita. Maurice, sì? Tocca a te. Abbiamo trovato gli hacker del Merlot. Tu penserai ad Aiden Pierce. Fallo fuori. Colpisci la famiglia se serve. Lo stronzo ha finito di giocare. La famiglia? È un problema? No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui.
credere, davvero. Chi ha dato l'ordine? Ti prego, te l'ho detto. Non lo so. Lo sai. La famiglia? È un problema? No. Li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Beh, ne dici? Mi hai spaventato! Facevo il mio lavoro! Non lo sapevo! Dimmi con chi ho il telefono. Voglio il nome. Non me l'hanno dato! Allora te lo dico. Lena. Lena Mills. Sei fuori! Non sapevo nulla della bambina! Non sarebbe dovuto succedere! Voglio che ci rifletti molto bene. Pensa. Ascolta. Anche se sapessi il nome, non te lo direi mai. Quella gente. Girano delle voci, non hai idea di cosa possono farti. Devi andartene via. Vattene. A volte non puoi andare. Per favore! Per favore! Chi ha dato l'ordine? Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto dove trovarti, non so nient'altro, te lo giuro! Dammi un nome. Non lo so! Nome! Ammazzami, cazzo! Simon piede. Tornata alla memoria. Io sparo da piede. Orissa non mi parla, ma di sicuro l'ha fatto con te. Bevande gratis. Non devo fermarmi. E con calma. Ehi, Maurice, che ti prende, vecchio stronzo? Oh, merda. Dove cazzo eri finito? Cosa? Dice a me. Ti lascio un paio di minuti. Dammi le pallotte. Le ho gettate. Cosa? Hai detto che l'avresti ucciso. Ti avevo detto di tenerle, Jordi. Ma dove ti eri cacciato? Io ero al telefono. Hai saputo ciò che volevi da Maurice? Mi prendi per il culo. Sistemiamo questo casino. E basta fare l'artista. Ehi. Va bene tutto, ma mi deludi, Pierce. Cioè, non cogli la bellezza dello scontro fra bande che sto creando. Odio fare le cose a metà. Portiamolo via. No, è tardi. Fine dell'ottavo, Chicago avanti, la partita sta per finire e non c'è più tempo. Bel colpo. Ah, allora non vuoi sapere proprio nulla della mia telefonata? Va bene, ok, dimmi della telefonata. Grazie della domanda. Ok, abbiamo un bel po' di cadaveri, no? E 40.000 persone sopra di noi. Serviva un diversivo. Ho chiamato gli sbirri. Non ci credo. Ma oh, sì, invece è vero. Così arrivano gli agenti e subito dopo anche gli amici di Maurice. Bang, 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 bang. Jordi, dimmi che scherzi. No, no, ho chiamato anche loro. Dai, una bella sparatoria a fine partita ci sta tutta. Così noi due passiamo inosservati. E domani mi ringrazierai. Beh, che agenti puntuali. Ci penso io, tu prendi Maurice e portalo via. Maurice? Chi sono? Il tuo autista? Ha sparato lui. Gliela farò pagare. Polizia di Chicago! C'è qualcuno all'interno? Identificatevi! Cadavere. Uno dei visruali. Ecco l'arma. Gli hanno sparato. Qui ce n'è un altro. Sempre visruali. Quindi niente vittime.
Dovevano scegliere la partita più importante della stagione per farlo? Quadra, ci sono due cadaveri nei sotterranei del May Stadium. Due di una banda. Ricevuto, mandiamo la scientifica. Mettete in sicurezza il perimetro, noi passiamo al setaccio allo stadio. Va bene. Qualcosa non quadra. Perché si ammazzano fra loro? E perché proprio... Controlliamo. Ok, salgo. Dove corri, Flash? Ci servi di sotto. Non vogliamo brutte sorprese. Ok. Trovare il modo di farlo muovere. A bocca. Aspetta. Lei, signore. Cosa è? Non ho fatto niente io. Solo due parole. Amico, guarda che ce li ho io. Tenga le mani bene in vista. Ma che cazzo volete? Jay non ha fatto niente. Indietro, svelti. Siete Visrua, vero? Beh, non è illegale, no? Non fate i furbi. Come avete avuto i biglietti B?